Questo è l'Isonzo, bellissimo, oggi è in colore smeraldo, l'Emerald River. Il color turchese dell'Isonzo certe volte affascina veramente. Ben trovati da Alessandro Bonfanti. Siamo al Parco Piuma di Gorizia, una delle nostre sedi naturali, più naturale di così, delle nostre presentazioni. Sicuramente abbiamo lo studio televisivo più grande del mondo, sempre sull'Isonzo. Dicevamo, Isonzo News, l'unico fiume di notizie della provincia di Gorizia, è il canale ufficiale del fiume Isonzo. Isonzo che sta attraversando un momento di crisi, ma nel senso che ci sono parecchi detriti dentro il fiume e creano qualche problemino dovuto alle incessanti piogge di qualche giorno fa. L'apertura di oggi è dedicata a un'apertura, a una riapertura, se vogliamo essere sinceri, dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia, che ha qualche problemino, darà qualche problemino ai concessionari, all'associazione omonima che gestisce in concessione il sedime aeroportuale goriziano. Poi la seconda parte dell'inaugurazione della sala polifunzionale, andiamo a Medea, andiamo nella parte collinare, andiamo in un bellissimo borgo della provincia di Gorizia, la seconda parte dell'inaugurazione della sala polifunzionale dentro l'istituto Villa Santa Maria della Pace dei Padri Trinitari, istituto di Medea conosciuto perché è, diciamo, sede, un punto di eccellenza per persone che hanno problemi di autismo e altro. Tra parentesi, fra qualche mese ci sarà l'inaugurazione della nuova ala. E chiuderemo la prima parte con i fallimenti, ovvero come trasformare il fallimento in un'occasione per rilanciare l'economia, in questo caso goriziana. È stato fatto il primo di una serie di incontri alla Fondazione Carigò organizzato dall'Ordine dei Commercialisti dei Rasumieri e abbiamo intervistato il presidente del Tribunale di Gorizia, il dottor Sansone. Nella seconda parte parleremo del Pozzuolo del Friuli. È arrivato il sì definitivo che la Pozzuolo resta qua. Noi abbiamo anche il foglio, la mail, il documento che è stato inviato alla senatrice Laura Fasiolo, che ci ha dato, ci ha mostrato questo documento in cui si dice che la Pozzuolo resta a Gorizia, firmato, scusate, nero su bianco. Poi parleremo di Gorizia Photo Week, la settimana della fotografia a Gorizia, e chiuderemo con una replica, ma noi intendiamo darla più forte, più voci, perché la firma della convenzione tra gli alpini e Onorcaduti per la gestione continua durante i giorni di festa, ci saranno gli alpini a tenere aperto sia Oslavia che Redi Puglia, è un segno, a nostro parere, che ci potrebbe fare molto per l'economia, e con queste cose siamo sicuri che parecchie persone verranno di più dalle nostre parti sapendo che i vari sacrari sono aperti. Chiudiamo questa lunga prefazione, partiamo con l'aeroporto di Gorizia, riaperto ma con molte polemiche. Hanno aperto i cancelli dell'aeroporto, ma c'è qualcuno che non è contento. Perché? Cioè, hanno aperto effettivamente i cancelli dell'aeroporto, però oltre a questa buona notizia c'è anche una brutta notizia. La brutta notizia è quella che fra 3 giorni dovrebbero revocare la concessione all'associazione transfrontaliera Duca d'Aosta, dicendo che il canone non è adeguato e non è stata fatta secondo i crismi. Mi domando, la concessione non è stata fatta da noi, è stata fatta da ENAC, che ci ha costretto a spendere una certa cifra pari quasi a oltre 50.000 euro per sistemare l'hangar. Una volta sistemato l'hangar era stato fatto un contratto scritto, registrato di 10 anni a garanzia proprio del fatto che abbiamo fatto questi lavori. Poi cosa è successo? Adesso, a distanza di neanche un anno da quando abbiamo speso tutti questi soldi e abbiamo sistemato l'hangar e abbiamo iniziato l'operatività di volo, l'ENAC ci dice il contratto non è valido, per autotutela lo annulliamo. Revocata la concessione per autotutela, ma chi dice che è che non va bene questo contratto che avete fatto? Allora, l'ENAC ha fatto il contratto, noi l'abbiamo sottoscritto, adesso l'ENAC dice per noi il contratto non è legale. E io dico ad ENAC, il contratto l'avete voluto voi, l'avete fatto voi, ce l'avete fatto firmare e adesso rispettatelo.
dopo l'aeroporto di Gorizia adesso tocca la seconda parte dello speciale dedicato all'apertura della sala polifunzionale dentro l'istituto Villa Santa Maria della Pace dei Padri Trinitari a Medea. Fiore all'occhiello dell'Istituto di Medea, il Giuliano Schulz, il gruppo sportivo. Siamo con il presidente Faustino Secolini. Che gruppo sportivo è? Il nostro è un gruppo sportivo sicuramente particolare, è un gruppo sportivo che nasce all'interno del centro residenziale Villa Santa Maria della Pace di Medea, ormai da una ventina d'anni, ed è intitolato a un ospite che purtroppo è prematuramente scomparso, il nostro amico Giuliano. E naturalmente è riuscito ad abbinare la disabilità allo sport. Questo è un gruppo sportivo polivalente, ci sono più sport? Noi abbiamo 35 atleti circa e le discipline in cui ci cimentiamo sono atletica leggera e nuoto, basket, tennis tavolo e bocce. Come siete riusciti ad avere questi atleti? Avete tirato su degli atleti in casa praticamente? I primi atleti sono stati assolutamente di casa, quindi ospiti del centro residenziale, e come si dice l'appetito viene mangiando, e ci siamo fatti anche della pubblicità, e quindi assieme agli ospiti del centro residenziale hanno cominciato a partecipare anche atleti che vivono nelle loro famiglie e che partecipano alle attività sportive con gli allenamenti e poi naturalmente con le gare. Una cosa che si domandano tutti: come si allenano questi atleti? Come si riesce a farli allenare? Allora, l'inizio è stato sempre un inizio da casa, quindi io voglio ricordare su tutti l'amico naturalmente Deus Ex Machina dell'associazione Luciano Demitri, che da ex calciatore ed ex arbitro ha cominciato ad allenare, quindi amante dello sport in maniera assoluta, ha cominciato ad allenare i ragazzi che erano ospiti dell'istituto, per poi cominciare ad essere affiancato da allenatori professionisti che volontariamente danno il loro contributo per aiutare i nostri ragazzi ad ottenere risultati sempre migliori. Ma questo istituto cos'è? È soprattutto un centro residenziale per persone con disabilità intellettiva, anche fisica, ma in parte. Sono persone tutte che hanno delle problematiche psichiche. Attualmente sono circa in tutto 48 ospiti. Il servizio che diamo, come ho detto, è prevalentemente residenziale. Ciò significa che qui i ragazzi vivono, dormono. Hanno tutti un'età adulta. Ormai siamo su un'età media di circa 46-47 anni, anche se gli ultimi accolti sono dei ragazzi giovani, ma sono dei ragazzi giovani affetti da sindrome autistica e sono stati accolti in previsione della futura apertura del centro per autismo. I genitori pensano al futuro dei propri figli disabili in questo caso? Credo che i genitori di figli disabili pensano al futuro di questi figli dal momento in cui nascono. Pensa ad un futuro con enorme preoccupazione.
pensa fin da subito cosa sarà di questo figlio quando io non ci sarò più. Questo per me è un grandissimo dispiacere. Io che lavoro da tantissimi anni in questo ambiente, forse proprio l'impegno più grande è quello di poter dire a queste famiglie: non ci siete solo voi. La società ha il dovere di prendersi in carico questo problema. Non può essere un problema solo dei familiari, è un luogo comune, è un problema di tutti, ma è vero che è così. Queste persone dovrebbero sapere cosa capita ai loro figli quando loro non ci sono più ed essere tranquilli su questo versante. Purtroppo ancora questo non è così scontato. Ultimo argomento di questa prima parte, i fallimenti. I fallimenti come un rilancio dell'economia. Sembra una cosa strana, però noi lo abbiamo chiesto al presidente del Tribunale di Gorizia, Giovanni Sansone, che ci ha dato una visione molto particolare, ma anche molto reale. Tutto questo è stato registrato presso la Fondazione Carigò alla fine del primo di una serie di incontri sulla legislatura dei fallimenti, sulla legislazione dei fallimenti. Sembra una cosa tecnica, un seminario con la sala strapiena sui fallimenti. Giudice, lei ha detto che i fallimenti per un tribunale intanto aiutano il tribunale a essere attivo, ma soprattutto aiutano il tribunale ad essere competitivo se ben fatti. Cosa significa? Io dico subito, cerco di chiarire tutta la sua domanda, sta a significare che un tribunale che riesca ad evadere una procedura fallimentare in tempi rapidi significa un tribunale che consente ai creditori dell'impresa fallita di recuperare i loro crediti in tempi rapidi e quindi di evitare effetti sistemici che spesso l'insolvenza capita. Mi spiego, l'imprenditore che fallisce perché non paga i propri creditori, i creditori a loro volta sono debitori di altri creditori, non ricevendo i soldi dal proprio debitore rischia di non pagare ad altri, quindi è un effetto domino che si verifica. Questo effetto domino può essere spezzato attraverso un tribunale che con rapidità consenta la liquidazione degli attivi e quindi di pagare i creditori di quell'impresa che è stata fallita. E siccome, come dire, un soggetto, un'impresa è disposta ad avere credito, quanto più rapidamente il creditore riesce a recuperare il credito nell'ipotesi di inadempimento, ecco che l'efficienza del tribunale diventa un fattore incentivante gli investimenti in un determinato territorio, spero di. Quindi lei ha snocciolato dei numeri che, di una situazione abbastanza pesante, non solo a Gorizia, ma poi in tutta Italia. Che media abbiamo a Gorizia, se si può sapere, di giorni, di quanto si deve aspettare? Beh, a Gorizia devo dire che i tempi non sono confortanti, i tempi purtroppo finora sono stati lunghi, frutto di determinati fattori, molteplici fattori, pochi giudici, avvicendamento dei giudici, ecco. Noi ci stiamo sforzando di invertire questa tendenza, di ridurre, per le ragioni che poc'anzi vi ho detto, i tempi per le procedure e quindi di essere anche il Tribunale di Gorizia un tribunale competitivo. E anche fatto presentare sistemi telematici per partecipare per questo settore, come mai? Questo perché il sistema telematico è la maniera, come dire, di intercettare possibili soggetti nella maniera più rapida, più immediata e anche più efficiente, perché così consente che per determinati beni da vendere ci possa essere una platea molto più ampia. Di recente ci è capitato di vendere una barca messa sul portale telematico, ha consentito, sappiamo, che sono state intercettate manifestazioni di interesse anche di creditori norvegesi. Quindi la telematica e l'operatività dei fallimenti, è proprio vero, aiutano l'economia. Certo, perché consentono di dare anzitutto trasparenza nelle liquidazioni e consentono, come dire, di intercettare soggetti lontani. Non è più tramite la stampa che posso dire questo. Contento della sala piena? Beh, fa piacere dire che ci sia un interesse, soprattutto da parte dei professionisti, questo qua. Cerchiamo di mantenerla. Finita la prima parte, fra un po' torniamo con il documento ufficiale che conferma che la Pozzuolo del Friuli resta a Gorizia. Novembre la spesa ai giorni scontati, il mercoledì negli ipercoop, il venerdì nei supermercati, 25% di sconto sui prodotti a marchio Coop in tutti i punti vendita Coop Consumatori Nord-Est.
Giorno dopo giorno troviamo le soluzioni giuste e immaginiamo gli sviluppi di domani. Ci impegniamo nel lavoro di squadra e facciamo del futuro un'opportunità per crescere ancora. Conosciamo le esigenze delle famiglie e delle imprese. Ogni giorno siamo un'unica realtà che riscalda, illumina, dà assistenza, connette e finanzia. Blue Energy Group, l'energia in sinergia. Novità 2015. In anteprima, ambiente cucina, punto d'eccellenza della casa. Visitate il nostro nuovo reparto cucine, completamente rinnovato. E per farvi apprezzare meglio i nostri prodotti, venerdì 21 novembre, dalle ore 18 in poi, presso l'Arredo Più di Gemona, in esclusiva pettina in cucina. Dimostrazione di cottura in diretta di alcune delle sue ricette nelle nostre meravigliose cucine. E alla fine degusteremo assieme, ma solo all'Arredo Più di Gemona. Le Terme di Barmat, aperte 365 giorni all'anno, dalle 9 alle 22. Wellness che vivizierà, piscina sportiva, rilassarsi o ringiovanire con trattamenti cosmetici, acqua termale e massaggi di energia vitale. Sauna e bagni turchi e il leggendario Hammam. L'hotel delle Terme Karavankenov relaxa tutto tondo per coppie, sportivi e amanti della spa. La felicità sia con te, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.vampa.at. Il Friuli, settimanale di informazione. Bentornati, bentornati da Alessandro Bonfanti, siamo sempre al Parco Piuma di Gorizia, il fiume Smeraldo è alle nostre spalle, bellissimo, in cui una giornata del genere vale la pena. Dicevamo, partiamo con il documento che conferma che la Pozzuola del Friuli resta a Gorizia, si sente che ci sono i visitatori. Continua la carica per le migliori fortune della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, carica! Caserma Federico Guella, medaglia d'oro, piazza Cesare Battisti a Gorizia, sede del comando della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Senatrice, mi pare che ci sono belle notizie in quanto a questo comando brigata. Sì, queste notizie erano state in realtà preannunciate da vari media, giornali, ma sempre eravamo nel vago. Io ho parlato con il ministro e con il suo consigliere e ho chiesto loro di darmi notizie certe, spiegando anche le motivazioni, a mio avviso, importanti per il permanere della Brigata Cavalleria nella città di Gorizia. Quindi praticamente le hanno dato notizia ufficiale che la Pozzuola del Friuli non si muove da Gorizia. Sì, dopo una certa attesa, perché la cosa doveva essere verificata, vista con l'esercito e tenuto conto della situazione geopolitica attuale, e tenuto conto delle nuove esigenze, anche di situazioni economiche complessive, è stato definito di mantenerla a Gorizia, per quanto il comando, che pure rimarrà in questa caserma, diventerà più snello. Questo non ho ben capito. Se ha valutato l'eventuale snellimento del comando, penso sia già stato snellito, quindi si riferisse a questa valutazione, una valutazione che è già stata fatta nel passato, quindi credo che la cosa finalmente sia definitiva. E dopo questo documento molto importante, questa intervista con la senatrice Fasiolo, abbiamo Gorizia Photo Week, la settimana dei fotografi e delle fotografie da questo fine settimana al prossimo a Gorizia. In pieno centro a Gorizia inizia una settimana di fotografie, si chiama Gorizia Photography Week. Cosa significa, Bregan?
Gorizia Photography Week è un evento che ho pensato di ideare sulla falsariga di quello che succede un po' in tutta Italia, per cui in tutte le città italiane sappiamo esistono delle settimane ideate per dare spazio alla fotografia in generale, in particolar modo alla fotografia, alla settimana della fotografia di Reggio Emilia, che è un evento importantissimo. Qui a Gorizia lo potremo vedere così in giro per le vie, sia dal punto di vista delle esposizioni. Esposizioni che vedranno protagonisti sia fotografi amatoriali che professionisti. Mi sono messo anch'io in gioco con due esposizioni, per me è la prima volta che porto alcune delle mie opere in un locale espositivo. Poi altri ospiti importanti abbiamo, per quanto riguarda il lato workshop, per cui avremo anche dei corsi sia pratici sia teorici. Avremo Ian Munro dal Galles, Monica Bulai, possiamo dire ormai adottata da Trieste, Patrizia Burra, tutto all'Hotel Entourage tra sabato e domenica. Cosa significa workshop in questo caso? Di cosa si parla, di cosa si vuole evidenziare? Il workshop sarà incentrato fondamentalmente sulla spiegazione di come Ian Munro produce le sue immagini, per cui per tutti i partecipanti avranno la possibilità di capire come verrà creato il set, come interagire con i modelli, come piazzare le luci e ovviamente come ritoccare l'immagine. Le esposizioni dove si terranno? Ci sono più luoghi, abbiamo detto, qualche nome? Allora, le principali esposizioni saranno quella di Ian Munro all'Hotel Entourage, le esposizioni dei classici Enzo Tedeschi, Roberto Kusterle, per fare due nomi, qui alle mie spalle allo studio Faganel. Abbiamo due ospiti d'eccezione che sono dal Piemonte Chiara Lagostina, con un genere astratto, al Caffè Teatro di Gorizia, e Massimo Ursella da Buia, con fotografia sul nudo artistico e lo spazio Nuovo Lavoro in Via Rastello. Fotografie di tutti i generi, c'è qualche fotografia che ti distingue dagli altri? Tu che fotografo sei? Io sono prettamente un fotografo ritrattista, mi piace l'immagine, mi piace interagire con le persone, per cui non mi do al paesaggio o alla fotografia industriale, preferisco quello che è proprio l'interazione tra il fotografo e il soggetto fotografato, per cui adoro il genere di Ian Munro, anche se per me il ritratto è molto più stretto, per cui l'ambientazione conta un po' di meno, ovviamente ognuno ha il suo stile, per cui sono ben contento di riuscire a imparare qualcosa domani. L'ultima domanda, che cos'è la foto per te? Dopo lo domanderemo magari anche ad altri. La foto, beh, allora, innanzitutto per me è un lavoro. Abbiamo poco tempo, eh. Ok. La foto, beh, è un istante che possiamo decidere di immortalare, non dobbiamo confonderlo col video, però riusciamo anche a dare a questo istante un po' di movimento in certi casi. Nella mia mostra lo potrete vedere. Le fotografie ci sono anche se sembrano quadri, la struttura digitale permette di fare tante cose. Dietro le spalle abbiamo due opere senza titolo, come mai? Sono senza titolo ancora perché è un lavoro nuovo, inedito, è un lavoro ancora che devo titolarlo, sia nei titoli di quelli di ogni singola immagine, ma che del lavoro nella sua estensione. È un lavoro che di solito... Sì. Che tecniche sono? Perché dobbiamo spiegarla questa. Beh, le tecniche sono ormai da qualche anno mi sono spostato sulle immagini con la tecnica digitale, quindi riprese digitale, e poi lavoro di post-produzione, l'innesto delle varie figure, dell'ambientazione. Sì. Quindi che ne so, si prende il bosco, poi si sovrappone qualcos'altro? Si sceglie il bosco, se lo ripulisce tutto quello che non serve, poi si seguono le figure, se le mettono assieme, poi si inseriscono nel bosco un basamento che richiama un po' il basamento della scultura, perché queste figure danno un po' l'idea come fossero delle sculture, e in parte anche quasi delle sculture quasi di pietra, pietrificate, che ricevono poi dal bosco, un po' da questi ambienti umidi del bosco, poi tutte quei segni
dei muschi che abitualmente in un bosco, insomma, queste cose nascono. Visto che c'è anche un lavoro di, chiamiamo, posto di produzione, c'è la possibilità di partire con un'idea e poi se ne fa un'altra alla fine dell'opera? Sì, abitualmente si parte sempre con un'idea ben precisa, non di un singolo, di una singola immagine, ma del complesso in generale, più di quello che si vuole dire. E poi la bellezza che ci permette poi la post-produzione è quella di una reinvenzione continua di quello che si pensa e che di volta in volta si ristruttura, si rivede, assolutamente questo è importantissimo. Poi c'è. Qua c'è il nome di un sito, studiofaganel.com, e qua c'è anche una galleria che ospita che tipo di artisti? Allora, noi ci occupiamo di arte contemporanea, ma anche di artisti comunque che hanno esistito in questo territorio, che anche se non ci sono più, però sono sicuramente dei capisaldi dell'arte isontina e non solo. Quindi sicuramente abbiamo opere e offriamo opere al pubblico di Mocchiutti, di Mario Diorio, di Zigaina e di Umusic, che sono comunque artisti che hanno fatto la storia di questo territorio per quanto riguarda la pittura, ma anche altre forme artistiche. E poi abbiamo anche una sezione che è dedicata ad artisti comunque che operano adesso, che sono artisti contemporanei, anche essi sono sia fotografi, pittori, scultori, e i criteri con cui noi li selezioniamo sono prevalentemente dei criteri di potenzialità, di qualità, secondo ovviamente il nostro gusto e le nostre conoscenze. Abbiamo iniziato in piccolo perché questa era un'attività che era una corniceria da tanti anni e nel 2011 abbiamo deciso di trasformare una sezione di questo negozio in uno spazio espositivo in cui proporre periodicamente delle mostre a tema o comunque per artista, delle mostre prevalentemente personali, sia di fotografia che di pittura, e presto avremo anche di scultura, perché la prossima mostra a gennaio sarà proprio una mostra di uno scultore. Chiudiamo questa puntata con una replica, ovvero la firma della convenzione tra Alpini e Onor Caduti, che dà a Onor Caduti l'aiuto dell'ANA per poter tenere aperto durante i giorni di festa, durante i periodi critici, i sacrari di Oslavia e di Re di Puglia. Ed è una cosa molto importante, non solo per un valore simbolico, ma anche per un valore economico. Molti più turisti verranno da queste parti. Dopo la cerimonia al Sacrario di Re di Puglia, dove ha presenziato la Presidente della Camera, onorevole Boldrini, nella casa della Terza Armata, prospiciente il Sacrario stesso, si è tenuta la firma di un importante accordo, di una convenzione tra l'ANA, Associazione Nazionale Alpini, e Onor Caduti, per la gestione nei giorni festivi da parte degli alpini, ovvero non si troverà mai più chiuso né il Sacrario di Re di Puglia né il Sacrario di Oslavia. Il valore di questa firma credo sia veramente importante per noi come associazione, perché abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi che lo statuto prevede, quello della memoria e del ricordo. Qui daremo una mano all'Onor Caduti per poter garantire che questo luogo, che è sacro, ecco, tale rimanga, e che chi lo visita possa coglierne il senso complessivo. Per noi invece l'opportunità di poter dare un ulteriore servizio ai visitatori che vengono a vedere il sacrario e le sale espositive, ed è giunto ovviamente in un momento dove ovviamente ultimamente siamo stati un po' sotto l'occhio del ciclone per vari motivi. Il supporto che ci verrà fornito dall'ANA consentirà di dare un servizio ancora più ampio ai visitatori. È tutto per oggi, abbiamo finito, e per quanto riguarda la nostra puntata siamo arrivati alla fine. Noi vi diciamo che come al solito andiamo in onda il sabato alle ore 21, la domenica alle ore 12 e il lunedì mattina alle 8 circa. E come al solito, a Dio piacendo, noi vi diciamo che fra 7 giorni ci vediamo qua.
stesso posto, stessa ora. Ciao, e magari con uno stesso isonzo.